Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto patate e rosmarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, rosmarino, cipolla, vino bianco, patate tagliate a cubetti, parmigiano, dado bimbi, olio, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, il rosmarino e le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame, aggiungiamo le patate, facciamo cuocere per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il riso. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il vino. E lo facciamo sfumare per un minuto. 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua. Il dado. Il sale. Il pepe. Mescoliamo sul fondo con la spatola. Mi raccomando, questa è un'operazione molto importante per staccare i chicchi di riso e le patate dal fondo del boccale. E facciamo cuocere per 12 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft, con il cestello al posto del misurino. Aggiungiamo adesso il parmigiano. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. E controlleremo la cottura del riso, eventualmente proseguiremo la cottura per qualche altro minuto. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti, antiorario, velocità soft. Il riso è pronto, andiamo a impiattare. Risotto, patate e rosmarino. Grazie e alla prossima ricetta!